Bella biccio, qui Flo e benvenuti nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui con la prima parte del Team of the Year Prediction. Come avevo anticipato già in precedenza, parleremo di ogni sezione di campo ed oggi iniziamo subito con il portiere e con la difesa. Naturalmente saprete già che il Team of the Year si compone dei migliori giocatori di quest'anno, cioè quelli che hanno raggiunto obiettivi prestigiosi o ha fatto partita a livelli stellari dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi iniziamo subito parlando del portiere di questa squadra, che ovviamente Neuer, portiere tedesco che gioca nel Bayern Monaco. Possiamo anche definirlo il miglior portiere del mondo, perché quest'anno per lui è stato l'anno della consacrazione. Ha fatto delle partite straordinarie, ha vinto la Bundes e la Coppa di Germania con il Bayern Monaco ed inoltre ha vinto il mondiale con la Germania, giocando un mondiale fantastico. Questo, come vi ho già detto, è stato il suo anno. A quanto pare non c'è nessuno nel mondo a livello di Neuer, perché è il miglior portiere del mondo, quindi di sicuro Neuer sarà presente nel Team of the Year. Adesso passiamo alla difesa. Ho deciso di inserire una difesa a 4 perché quest'anno abbiamo avuto una notevole competizione nell'ambito difensivo, quindi il primo difensore è Boateng. Anche lui gioca nel Bayern Monaco, ha vinto la Bundes, la Coppa di Germania e per finire ha vinto anche lui un mondiale da titolare. Che posso dire questo ragazzo? Precedentemente non era un difensore di qualità, anzi certe volte commetteva errori grossolani, ma col tempo è maturato e adesso vi posso assicurare che è un vero muro. E questo, come per noi, è stato l'anno che gli ha permesso di fare il salto di qualità, perché era quello che gli mancava e adesso è una sicurezza sia per la difesa del Bayern che per quella nazionale tedesca. Il prossimo giocatore invece è Sergio Ramos, giocatore fantastico che l'anno scorso il suo inserimento nel Team of the Year è stato abbastanza forzato, ma invece credo che quest'anno si sia meritato ampiamente un posto nel Team of the Year, nonostante abbia fatto un mondiale disastroso con la Spagna, ma questo è più colpa della squadra in generale che individuale. Ha vinto Champions con il Real Madrid, segnando anche in gol in finale, e ha vinto anche la Coppa Intercontinentale, anche in quella situazione ha segnato il gol decisivo. Ed è una curiosità perché prima praticamente di seconda importanza, e invece adesso che ha trovato la condizione, infatti lui è stato molto condizionato dai suoi infortuni, e ha un ruolo di prima importanza nel Real Madrid di Ancelotti. Il prossimo giocatore invece è Kompany. Diciamo che il belga quest'anno non ha raggiunto i livelli degli anni precedenti, ma comunque ha dato risalto alle proprie qualità e quando è stato chiamato in causa non ha mai deluso. Infatti ha vinto la Premier League con il City e ha fatto un bellissimo mondiale con il Belgio, una nazionale che negli ultimi anni ha sfornato una serie di talenti che stanno influenzando il calcio mondiale grazie alle loro eccelse prestazioni. Invece l'ultimo giocatore è Hummels. So che alcuni di voi stanno già storcendo il naso, ma il giovane del Borussia Dortmund non può restare fuori da questo Team of the Year, perché praticamente tutto il mondo sta parlando di lui per le sue doti difensive. Con il suo club d'appartenenza, cioè il Borussia Dortmund, non ha vinto niente, ma vogliamo parlare del suo mondiale? Anche lui è stato uno dei fattori che ha innalzato il livello nazionale tedesca, che già di sé è una squadra fortissima, ma l'accoppiata Boateng-Hummels ha trasformato la difesa tedesca in un muro impenetrabile. Era qualcosa di straordinario. Quindi io mi sento di inserirlo nel Team of the Year. Non sto a parlare tanto delle statistiche e delle carte, perché non solo sono valori approssimati, ma è normale che siano un po' pompate le statistiche Team of the Year. Comunque, anche per oggi è tutto. Io vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video e alla pagina FIFA Ultimate Team Ita. Noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Flo. Bella.